Ciao da Francesco Nano, ben trovata o ben trovato sulla videoguida di scuolasuono.it relativa alla scheda audio M-Audio 410 Firewire. La videoguida è stata realizzata da Luca Lazzaro, che ringrazio. Luca è un amico di scuolasuono.it, infatti... Eh, anche uno degli allievi iscritti all'Accademia del Mixaggio, almeno mentre sto registrando questo video, ed è l'allievo che per primo ha vinto il contest bimestrale dell'Accademia. Infatti, se cerchi nelle pagine di scuolasuono.it, troverai proprio traccia di, della sua vittoria. Ha vinto anche un bel microfonino. Eh, prima di lasciarti al video realizzato con cura e sapienza da Luca. Uh, vorrei fare un piccolo appello, nel senso che siamo sempre alla ricerca di persone che eh, desiderino recensire, videorecensire la propria strumentazione. In questo momento sto addirittura pensando di aprire uh, in scuolasuono.it anche delle altre sezioni che non siano unicamente relative al recording, ma che riguardino anche qualsiasi altro strumento musicale. Quindi, eh, se l'idea ti interessa, se vedi eh, che eh, sulla scorta di quello che hanno realizzato eh, gli altri ragazzi che partecipano eh, alla videorealizzazione delle guide su scuolasuono.it, se pensi di, insomma, di eh, riuscire a dare il tuo contributo, ebbene sei il ben accetto, fan, fatti sentire, eh, trovi tutti i contatti sulle mie pagine del sito scuolasuono.it Detto questo non mi resta che lasciarti alla videoguida sulla scheda M-Audio. Buona visione e se desideri aggiungere qualche commento oppure se sei in possesso di informazioni utili ad integrare ciò che viene spiegato da Luca, non esitare a lasciare un commento nella pagina di scuolasuono.it relativa proprio a questa scheda audio. Ciao da Francesco, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it e agli appassionati di recording. Io sono Luca Lazzaro dello studio 4D di Senigallia. Noi facciamo registrazioni live studio, service, audio, luce e video, grafica e videoclip. Altre informazioni le trovi nella mia pagina profilo su scuolasuono.it In questa videoguida parleremo della scheda audio M-Audio 410 FireWire. Questa, come tutte le sue cugine, è una scheda audio che permette l'acquisizione di segnali audio attaccando direttamente i microfoni agli ingressi, perché ha sia preamplificatori di segnale che convertitori analogico-digitale e digitale-analogico. Ad esempio il segnale analogico del microfono, quindi, viene amplificato e poi convertito in digitale. Le sue dimensioni ridotte la rendono una scheda molto ben trasportabile, infatti occupa soltanto mezza unità rack. Però non ha, né come option, né già montate, le alette laterali per il fissaggio su un rack. Nella scatola si trova un alimentatore, 4 cavi FireWire, uno da 3 metri con attacchi grandi, uno da 3 metri con un attacco grande e uno piccolo, uno da circa 1 metro con attacchi grandi e uno da circa 1 metro con un attacco grande e uno piccolo. Dei cd demo, in particolare Ableton, Pro Tools M Powered e Tractor. Un piccolo manu manuale della scheda audio e il driver, sia per Mac che per PC. Come si capisce dal nome, questa scheda audio si connette ad un computer tramite la Firewire. Per capirci, se il computer ha un attacco Firewire grande, la scheda audio non ha bisogno dell'alimentatore, in quanto viene alimentata dalla Firewire del computer. Mentre se il computer ha un attacco Firewire piccolo, come ad esempio molti computer portatili, la scheda audio ha bisogno di essere alimentata dall'alimentatore. Le caratteristiche principali di questa scheda audio sono in registrazione fino a 24 bit con una frequenza di campionamento fino a 96 kHz. Per la riproduzione arriviamo fino a 192 kHz come frequenza di campionamento. Due ingressi microfonici con connettori neutri che hanno per ogni canale il pad per l'attenuazione del segnale in ingresso, e un potenziometro per la regolazione del guadagno in ingresso, un tastino per commutare l'ingresso da microfonico a linea, l'ingresso di linea è sul retro della scheda, 8 uscite sbilanciate sul retro, 2 uscite cuffie davanti con relativo potenziometro per la regolazione del volume di ogni cuffia, MIDI in out e true, SPDIF in e out e Digital In e Out Un'altra delle caratteristiche importanti di questa scheda audio è la bassa latenza, cioè l'intervallo di tempo che intercorre tra il segnale in ingresso che viene registrato e lo stesso segnale che ad esempio viene ascoltato sulle cuffie. Una volta installato il driver della scheda sul computer, l'interfaccia che si visualizzerà è in stile mixer, che a mio avviso è molto comoda e molto intuitiva per settare la scheda a proprio gusto. Bene, siamo giunti alla fine di questa videoguida introduttiva. Nel prossimo video approfondiremo tra l'altro l'utilizzo del pannello di controllo della 410 e vedremo anche alcuni esempi di collegamento. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento della 410 devi effettuare la registrazione gratuita. Per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati su questa videoguida, puoi consultare l'elenco delle risorse messe a disposizione da Scuolosono.it che sono indicate sotto questo video. Un rinnovato saluto da Luca Lazzaro dello studio 4D di Senigallia. E se sei della mia zona, contattami pure attraverso la mia pagina di profilo di scuolasuono.it. Ciao!